Siamo con Antonietta Bottini, ex candidata sindaco a Voghera per l'altra Voghera sinistra. Oggi siamo qui per parlare di questi primi mesi di amministrazione Barbieri Bis, un suo bilancio da cittadina ma anche da ex candidata. Sì, da persona che ha frequentato i consigli comunali degli ultimi tempi, fatti in questi primi mesi. Davvero, le ultime polemiche dell'ultimo consiglio comunale, dalle riprese web alla sottoscrizione della carta di Pisa, certo, veramente fanno pensare, fanno dubitare. Ma questi amministratori hanno paura della trasparenza? Di che cosa si preoccupano? Cioè, la carta di Pisa è una carta, diciamo così, approvata, sottoscritta in 300 comuni italiani, sì. Cioè regola un comportamento per gli amministratori che deve essere assolutamente di tipo corretto, controllato e trasparente. Le riprese video che io vedrei con gran piacere, perché darebbe la possibilità anche a un cittadino seduto in poltrona a casa sua di seguire quali sono i momenti clou decisionali dell'amministrazione comunale. Che cosa si vuole nascondere proprio non si capisce, sembra, cioè un cittadino normale si insospettisce di fronte a queste titubanze, ma dovrebbe essere una cosa positiva, ricercata, certo, da parte dei consiglieri comunali, un modo per far arrivare direttamente nelle case dei cittadini i loro momenti decisionali. Come giudica questa unione tra i vari esponenti dell'opposizione? Vabbè, intanto diciamo è il gioco dell'opposizione, chiaramente, no? Perché c'è Torriani nella sede del PD. Ma sì, ma Torriani, ma mi sembra anche una cosa neanche stratosferica, insomma, ci sono. Barbieri ha scherzato, cioè, su questo. Barbieri ha scherzato, ma diciamo è anche normale, no? Diciamo la maggioranza assume una decisione su cui le minoranze concordemente pensano che ne avrebbero assunta un'altra, e quindi si compattano in questa azione, diciamo, di tipo polemico. La cosa che mi preoccupa di più invece è la debolezza della opposizione riguardo di parte dell'opposizione, perché poi a seconda anche degli argomenti trattati, diciamo, ci sono stati, diciamo, comunque mi preoccupa di più la debolezza di parte dell'opposizione proprio sulle strategie di questa maggioranza. Diciamo come bilancio, no, di questi, sì. Lei mi chiedeva il bilancio dei primi tre mesi di amministrazione. Io ho avuto la netta impressione che questa amministrazione funziona per delega, cioè sembra che invece che un centro di governo sia un centro di smistamento, magari delle poche risorse che arrivano dai trasferimenti. Cioè, allora, il comune delega la gestione dei servizi pubblici locali all'azienda municipalizzata, che, ricordo fra parentesi, non è più il braccio operativo del comune, è una società SPA, sì, che opera secondo i canoni del codice civile di società privata, quindi un soggetto esterno a cui il comune delega la gestione dei servizi. Altra parentesi importante riguarda per esempio Pavia Acque, no? Perché Pavia Acque, i soci di Pavia Acque sono le ex aziende municipalizzate, sì, quindi la SM di Voghera possiede il 19% di Pavia Acque. Pavia Acque ultimamente sta partecipando a una joint venture che coinvolge altre 7 società che gestiscono l'acqua in altre 7 province, e questa cosa allontana sempre più la gestione dell'acqua dalla controllo e dalla possibilità di intervento dei cittadini e dei comuni. Cosa dice il comune di Voghera riguardo a questa costruzione di scatole cinesi, per esempio, per gestire l'acqua? Non si sa, e sono strategie importanti nel campo dei servizi sociali.
delega alle associazioni di volontariato. Allora, le associazioni, veramente i volontari, sono persone assolutamente encomiabili, ma il loro sforzo, il loro impegno dovrebbe essere in qualche modo inserito, coordinato, inserito all'interno di un programma proprio dell'amministrazione. Mi chiedo, ma il comune di Voghera si rende conto dei cittadini, delle persone anziane che abitano il comune? Perché non destina persone, uffici, competenze specifiche ad occuparsi dei bisogni degli anziani che abitano a Voghera? Magari comincino ad andare a intervistare i volontari dell'Hauser, i frequentatori del centro anziani, che si rendano conto non di quello che gli dico io che sono il candidato di una lista di opposizione, ma quello che hanno bisogno gli anziani di Voghera, magari per vincere la solitudine, per fare magari organizzare un servizio pubblico di badanti qualificate che si rapportino con le famiglie, ma nel contempo che rientrino in un progetto di comune che vede i servizi sociali come una propria competenza. Nota una mancanza, delle mancanze nella gestione, insomma, dei servizi sociali. Questo servizi è molto sociali, altro, è noto, immagino. Certo. Proprio una delega, se c'è un impegno, una responsabilità, una decisione da prendere, il comune va a cercare chi se ne deve a delegare. Abbiamo capito, il concetto è molto chiaro, la ringraziamo molto e alla prossima, grazie mille. Grazie a voi.